Bene, una volta visto come preparare il processore prima del montaggio, procediamo con il montaggio vero e proprio. Allora, come potete vedere, lì c'è la sede del processore, con questa levetta che è già sollevata. Andiamo a prendere il processore precedentemente preparato. Allora, come potete vedere, c'è un triangolino giallo posto in basso a destra. Questo triangolino giallo va posizionato esattamente in questa situazione qua. C'è un triangolino proprio in questa sezione. Voi dovete controllare il connettore del processore e inserire il triangolino giallo esattamente in corrispondenza del triangolino della sede. Allora basta appoggiarlo e se ne scenderà da solo. Basta fissarlo scegliendo questa leva. Quindi adesso il processore è fissato. Andiamo a prendere il dissipatore. Il dissipatore va sempre controllato il verso. Vedete la sezione degli agganci. Questo è infatti in questo modo, però possono variare. Magari poi vi farò un video per farvi capire come possono variare e in base alle variazioni come smontarli. Comunque, questo PC monta questo dissipatore qui. Non basta altro che scenderlo dritto in sede, evitando di spostarla, di fare movimenti bruschi, evitando di spargere la pasta termica precedentemente messa prima sul processore da tutte le parti. Una volta fatto questo, si vanno a vedere gli agganci. Gli agganci sono questi qua e dovete fissarli in base a come sono strutturati. Purtroppo ci sono vari modelli, quindi i vari modelli variano. Una volta fatto questo, vi assicurate che l'aggancio del dissipatore vada in sede in questo modo e poi lo fate scendere anche dall'altra parte. Come potete vedere, se io faccio scendere il dissipatore, l'aggancio del dissipatore sotto, dovrebbe automaticamente inserirsi dentro la guida. Se non lo fa, dovete semplicemente giocarlo un po' finché non scende. Quindi vediamo un pochino, non mi pare sia sceso, quindi dobbiamo ancora farlo scendere. Ecco, adesso mi sembra che ci siamo. Una volta sceso, non basta altro che fissarlo, inserire il connettore della ventola nell'apposito vano. I connettori della ventola in genere sono tutti uguali, possono essere o a tre o a quattro uscite, quindi dovete sempre controllare sulla scheda madre com'è la vostra e inserirla nel modo corretto. Quindi dovete controllare le guide e inserirle dentro l'apposito connettore. Fatto questo, il gioco è fatto. Dopodiché reinseriamo tutto quello che avevamo smontato prima che ci intralciava sul lavoro. Reinseriamo anche questo nei vari connettori e il gioco è fatto, il processore è montato.